cosa si tratta? Si decide a utilizzare mezzo del campionato di Shark per promuovere un'iniziativa che promuovete da tanto tempo, che già Shark è stata presentata. Spiegateci brevemente di cosa si tratta. Sì, praticamente ci troviamo di fronte ad un cambiamento storico per quanto riguarda che la prima legge presentata da parte del popolo dopo 68 anni, grazie all'articolo 12 del nostro statuto. Questo, diciamo, è stato così possibile poter presentare un progetto di legge che mira allo sviluppo dell'intera isola e allo sviluppo anche come trampolino di lancio della nostra nazione. Attraverso? L'articolo 18 del progetto Sicilia. No, dico attraverso, questo lo aggiungo, attraverso la creazione di una moneta. Sì, sì, esattamente, attraverso di una creazione di una moneta, non si deve essere attento come lei, non è stata la vicina. Noi abbiamo la possibilità di poter complementare una moneta che è direttamente la stessa regione che accredita ai cittadini, senza doversi indebitare con banche estere. Questa iniziativa è già stata presentata qui a Shark, ma ci sono altre iniziative in programma per registrare questa cosa? E allora sì, da parte nostra e da parte del popolo, perché proprio parte dal popolo siciliano, senza nessun tipo di partito, inizia questa carovana sociale, così chiamata, proprio perché parte da tutti questi imprenditori e lavoratori che, nonostante la situazione che lavoriamo qui, c'è cioè, loro giorno, non riusciamo a dire tutto cosa è tutto un sistema che è tutto solo. Perfetto, grazie. Un appello ai siciliani, volevo fare un appello brevissimo a tutti i siciliani. Giorno 17 marzo, tutti davanti al Parlamento per andarci a riprendere il nostro futuro, ma soprattutto la nostra dignità calpestata da un sistema corrotto. Allora, grazie, il carnevale di Sciacca dunque serve anche a questo.